Care amiche ed amici, care amiche ed amici, qui il vostro amico Santen Chan. Mi spiace che fino ad oggi non ho potuto fare nuovi programmi radio nel mio canale Spreaker Santen Chan. Comunque vi invito tutte e tutti voi a vedere nel frattempo tutti i video che ho caricati nel mio canale di YouTube Santen Chan. Faccio questo programma radio soprattutto per la notizia che ho ascoltato ieri nella RAI e che ripeto come l'ho ascoltata nella RAI senza modificarla e che ho commentato ieri nel mio canale di YouTube Santen Chan. Ieri hanno annunciato che il fine di settimana, la domenica, canonizzavano, santificavano. Non so come funziona. Karol Wojtyła, Papa Paolo, Giovanni Paolo II ed anche Papa Giovanni XXIII. Si prevederà che a Roma vi si rechino milioni di persone. Non si sa ancora dove metterli, perché veramente già solo per organizzare i cessi chimici ci sarà un sacco di lavoro da fare. Comunque, hanno beatificato, canonizzato, santificato, martirizzato, non so come funziona, Giovanni XXIII e in meno tempo Karol Wojtyła, cioè in meno di 10 anni, forse 14-15 anni. Invece per il Papa Giovanni XXIII, che ci hanno avuto più miracoli da parte, sono voluti molti più anni, non si sa perché. Invece Giovanni XXIII ci hanno messo molte decade per beatificarlo, farlo santo. Invece Paolo Giovanni II, no, appena una decada o qualcosa di più. Comunque, a volte succedono dei fenomeni che anche la Chiesa non può spiegare, perché ecco, la notizia che hanno commentato nel telegiornale, e io commento papale papale senza mettergli nulla, è che una croce gigante, enorme, non so come hanno potuto concepire una croce del genere, di diverse tonnellate, che è stata costruita in omaggio ai morti della Seconda Guerra Mondiale, credo, e che dovevano mettere in un centro urbano per una commemorazione, mi sembra che in onore proprio a Giovanni Paolo II, hanno messo in un picco montuoso, in un colle. Beh, quella croce, quando è caduta sotto si trovava un povero ragazzo a pregare. Ed è incredibile come il palo della croce, che in pratica era una specie di arco perché si piegava in avanti dove si protendeva la croce, abbia ceduto. Ma come non l'hanno previsto gli architetti che se metti un'enorme croce così pesante, qualche tonnellata, il supporto piegato ad arco non si può flettere e rompere? Ma dico io, gli architetti di oggi fanno delle cose molto osate, che veramente sfidano le leggi della fisica più basica, più basilare. Io credo che bisognerebbe aprire un'indagine su quella croce, perché non è possibile fare una croce di quel genere e poi abilitare lo spiazzo sottostante per la circolazione di persone, perché è un pericolo. Io ho visto come stava piegato ad arco il crocefisso gigante. E poi, che era in marmo, in cemento, in ferro, in legno, il vero e proprio crocifisso, e tutto il piedistallo che era la base allungata della croce, mi sembra che era in legno. In legno, sotto tutta quella tensione di tonnellate, da anni, magari da 5 anni che l'hanno messo lì all'aperto, ha assorbito acqua, l'acciaio si è ossidato, si è espanso, ha corroso la base del monumento e poi si è rotto come un arco quando si rompe, avete presente? Crack! È caduta la croce.
Allora, io ho commentato nel mio video che appunto è più che una coincidenza, secondo me, come hanno detto nei telegiornali, che il giovane poveraccio, invalido, che magari chissà per quale intercessione era andato a pregare con la sua sedia a rotelle, che ha dovuto risalire tutto il monte dal paese, ecco, lui è uscito di casa che viveva in via Papa Giovanni XXIII, e l'hanno detto nella RAI, angolo Papa Giovanni Paolo II. Cioè, se non è una coincidenza, si muore, anzi, si resuscita, cosa che mi auguro al giovane. Però, voglio dire, giusto il giorno che hanno annunciato la beatificazione, perché prima l'annunciano, prima la mettono in agenda, poi la programmano, poi l'annunciano e poi questa domenica saranno canonizzati, beatificati, santificati. Che in pratica già per la gente Giovanni Paolo II era già un santo, dicevano santo subito. E allora che aspettano? Veramente? Per fare tanti rituali, non so. Comunque, dicevo, è una coincidenza forse, un segno favorevole, un miracolo, un evento ordinario che salta fuori in un contesto straordinario, che quel giovane sia stato schiacciato dalla croce proprio quando hanno annunciato la santificazione di Giovanni Paolo II. Poi un'altra cosa, ma avranno santificato Giovanni Paolo I? Perché tutto il mondo sembra che si sia scordato di Giovanni Paolo I. A lui non è santo? Perché, se non erro, è stato uno dei primi papi che ha voluto trasformare lo Ior, come vuole fare adesso Papa Francesco. Papa Francesco non è stato il primo. Prima è venuto Giovanni Paolo I, e che l'hanno ammazzato, e non è riuscito il giorno dopo a presentare la sua lista di dimissioni della Curia Romana. Poi, dopo 20 anni o 30, è arrivato Papa Ratzinger, Benedetto XVI, che ha iniziato a fare degli smottamenti, pure con il complotto del segretario, che non ho capito che logica seguiva. Però si è dovuto licenziare. Ed è rimasto in pratica eremita del Vaticano, chissà perché non esce. Beh, e adesso è venuto Papa Francesco a finire il cambiamento, che ha richiesto più di 30 anni la morte di un Papa e la rinuncia di un altro. E adesso c'è questo terzo Papa che cambierà le cose, ma devono santificare per me Giovanni Paolo I, perché è stato lui a fare i più grandi cambiamenti della Chiesa. E l'hanno ammazzato senza fargli raccogliere la corona della loro. E da allora in poi non è quasi stato più nominato dalla Chiesa. Niente, poi mi sembrano delle coincidenze. Io ho letto in internet dei commentari alla notizia che dicevano: ma vuoi vedere che è un segno di Giovanni Paolo II, come per dire che Ratzinger ha mandato quel. No, Wojtyla ha mandato quel segnale dall'aldilà per dire che non vuole essere santificato? Io non credo. Non perché non creda che Giovanni Paolo II non voglia essere santificato. Siccome sono razionalista, agnostico ed anche ateo, non credo che possa volerlo. Cioè, non che non debba o che non voglia, ma che ormai è morto, pace all'anima sua, come si suole dire. Ma ormai è morto e non è rimasto nulla di lui, a parte il cadavere in Vaticano. Quindi che segnale sarebbe? A favore o contro? No, nessun segnale. Appunto, per me anche i miracoli sono lo stesso, come voler vedere in quell'incidente un segno a favore o contro, come molti discutono in internet oggigiorno. Per me non è né a favore né contrario, come non esistono i miracoli. Guardate, gente, amici,
che il 90% delle malattie che si sanano, il 90% si può spiegare con il fatto, per esempio, che molte malattie regrediscono anche quando non sono curate. Quindi ci sono molti cancri, tumori, carcinomi che semplicemente vengono debellati. Anzi, dirò di più, ogni giorno, ogni ora, ogni momento il nostro cervello può affrontare delle micro emorragie, dei microcoaguli, dei microtumori. Quindi se in un momento o in un altro ci facciamo visitare, soprattutto se abbiamo più di 80 anni, scopriremo di avere il cervello pieno di noduli. La maggior parte non saranno mai detettati, perlomeno non in forma semplice, con strumenti sofisticati sì, ma si autoassorbiscono nel cervello stesso. Quindi, ecco, una persona dopo gli 80 anni non si deve preoccupare se c'è qualche nodulo, perché prima che si arriva a sviluppare o è riassorbito per l'organismo, da parte dell'organismo, o addirittura il paziente arriva a uccidere il cancro, perché uno magari vive fino a 115-125 anni. Il cancro a tardissima età si sviluppa come tutte le cose nel corpo umano molto lento e quindi muore prima il cancro, cioè muore prima il paziente di altro. Quindi io non credo nei miracoli. D'altra parte, se ancora si crede ai miracoli e si legittimano le santificazioni con i miracoli, è perché il nostro sistema educativo pubblico non è tanto efficiente come dovrebbe essere. Altrimenti la gente ci avrebbe un'istruzione superiore e non crederebbe in cose impossibili. Quindi niente, il mio commentario non vuole essere irriverente, vuole essere semplicemente razionalistico e realistico. E non c'è nessun miracolo, né nessun segno provvidenziale in quello che succede, neanche segno premonitore di cattivo presagio, come una croce che casca addosso a una persona che ci stava pregando, come per dire. Pregare porta male, non si può neanche pensare quello, e purtroppo, perché non c'è fondamento per pensarlo, cioè il fatto della religione, qualsiasi religione, è che è un'invenzione dell'uomo per spiegarsi la realtà. Poi certo, in forma ordinata e metodica, per spiegare le cose da un punto di vista etico e morale. Ma non una verità assoluta. Quindi noi interpretiamo la realtà sempre, politicamente, economicamente, moralmente, eticamente, religiosamente, metafisicamente, individualmente, psicologicamente, ma sono nostre interpretazioni culturali e psicologiche. Altrimenti bisognerebbe pensare che giusto quando hanno annunciato la beatificazione e la santificazione di due papi, che gli sia caduta la croce schiacciandolo a un povero uomo che viveva nella strada di uno dei due papi, Giovanni XXIII, angolo Giovanni Paolo II, e che gli sia caduta la croce dedicata a Giovanni Paolo II, giusto il giorno che veniva proclamato assieme all'altro santo, quello della sua strada, santo, fa preannunciare, io mi auguro di no, chissà che cosa potrà succedere a Roma. Il giorno della canonizzazione, santificazione, beatificazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Cioè, se tanto mi dà tanto, a 4 giorni prima della vera festa, che arriveranno milioni di persone, milioni, oh, a Roma non ci si muove. Manco quando non c'è nessuno, sarà rotto. Chissà che potrà succedere come clou, come evento massimo, è proprio il giorno della beatificazione. Forse è vero. Forse il calendario Maya aveva ragione. Forse è il 2014, l'anno dell'Apocalisse finale. E quindi preparatevi, gente. Panino, biglietti dell'ATAC, vocabolario, Apocalisse gnostica, o magari di Giovanni, per sapere che fare l'ultimo giorno, non dell'anno, perché non è 31 dicembre, ma del mondo. Boh.
Boom, boom, boom. Ecco, poi fra l'altro ti ho letto di questa notizia, ho letto anche che Ali Adcha ritorna alla carica, il lupetto grigio. Dice che in più l'hanno cacciato via dai lupi grigi, quindi è molto infelice per questo. Ecco, che si è sacrificato, che non si pente di quello che ha fatto, che lo rifarebbe di nuovo, perché ha sentito che nel presente gli dava la mano la Vergine Maria, che lui identifica con Fatima. Io gli direi, Fatima, piacere, state zitto. Vabbè, comunque no, lui dice che è stato ispirato anche da Dio, che Dio lo ha messo lì, e non si pente perché si è sentito una pedina di Dio, che Dio lo ha usato, perché poi Fatima gli ha scosso la mano, come anche il Papa ha detto, e quindi il Papa non è finito ucciso, e quindi lui addirittura lo ha fatto per la gloria di Dio. Non so se è diventato cattolico e parla così per quello, non parla da colpevole chiedendo perdono, anzi ha detto che è stato per la gloria di Dio, che si ha scoperto che non è stato Satana né nessun demonio a muovergli la mano, ma Dio, e che poi gli ha impedito di fare il gesto disgraziato, il papicidio, Fatima o la Vergine Maria. Quindi lui crede di essere stato una pedina della provvidenza. Ora, che strana teologia che ha in mente, no? Dio ricorrerebbe a un terrorista di estrema destra, un lupo grigio turco, per salvare la Chiesa. Vabbè, molto contorto. Quindi ci si mette anche lì di lui, quindi che si potrebbe pensare? Che subito fa questa dichiarazione con quello che è successo nel colle con la croce, e allora ci saranno altri a Liga Cha il giorno della celebrazione? Spero di no, perché vedo che sono degli invasati. Si assomigliano tutti al Sakla, olivo lì, olivo là, olivo Sakla. Quanti di voi si ricordano di quella pubblicità? Quasi nessuno, perché la facevano quando io ero giovane. Vabbè, tanto di sottaceti si continuano a vendere anche adesso. Qua sono le 14:57, gente, amici. Là devono essere le 18:57. Che state facendo voi a 3 minuti dalle 7 di sera? State ritornando a casa per la cena? State già a casa? State già cenando? Cenate alle 7 o alle 8 di sera? Magari alle 7 così, finite alle 7 e mezza e ci avete del tempo per lavarvi i denti e vedere il telegiornale. E quindi vediamo, perché adesso lo vado anche a vedere io nel pomeriggio, lo fanno proprio alle 15 qua. Vediamo che dicono del povero disgraziato che è rimasto sotto la croce, perché dicono che i santi debbono portare sulle spalle la croce di Cristo per redimersi. Allora io dico, visto che domenica santificate due persone che l'hanno portata metaforicamente la croce, soprattutto nelle celebrazioni pasquali, simbolicamente, chiaro, non li hanno appiccicati nella croce, l'hanno portato un po' un legno pesante, 20-30 kg. Così i papi ne approfittano un po' per palestrarsi portando dei pesi. Ma io dico, perché invece non santificano anche questo povero ragazzo subito questa domenica, che veramente lui ha dovuto portare la croce del Signore, la croce di Gesù Cristo sulle sue spalle, ma non metaforicamente, proprio su tutto il corpo. Io ho visto il crocifisso di quella croce, che era una cosa, sembrava pesante come un autobus, un tir di 8 tonnellate, non so quanto pesa da sola la croce, ma come cazzo hanno fatto a metterla in quel supporto così piegato, così ad arco, così la pressione che doveva sopportare? Si è rotto come quando stiri troppo un arco, no? Che a strati si è rotto il supporto della croce. È caduta una croce di 8 tonnellate addosso.
Ma neanche ha potuto dire buh, subito, è scoppiato così, tutte le viscere di fuori, il cervello di fuori, ma chi è rimasto lì? Manco la carrozzina è rimasta come una lata schiacciata. E quindi, per me sarebbe giusto che lo santifichino, perché veramente ha espiato tutte le colpe che avrebbe potuto avere dall'epoca di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Sete, Ofiride, la Vanna Marchi, non so come, la banda Osiris, no? Come, vabbè, comunque vi vorrei dire che io ho caricato nei commentari biblici sul mio canale di YouTube Santen Chan, oltre al video che ho fatto ieri. Perché ho fatto delle domande e ho anche risposto al nostro caro amico Pietro Trevisan, che ha iniziato un ciclo di commentari biblici nel suo canale di YouTube, Pietro Trevisan. Quindi io gli ho risposto e gli ho fatto anche delle domande. Poi ho caricato molti altri video. Se vi interessa, potete sempre andare a vedere. Io adesso devo iniziare a vedere la tele, quindi se è iniziato il telegiornale, ci sentiremo in un altro tempo, in un altro momento, perché è da molto che non faccio più dei programmi in Spreaker. Mi dispiace di avervi abbandonato un po' tutti. Non si fa così, lo so, però c'è la vie. Avevo altre cose da fare. Ho avuto dei problemi, quindi ecco, è iniziato il telegiornale, vi lascio, forse oggi farò un altro programma, non ve lo so promettere, perché non so quanto tempo mi rimane in Spreaker. Io avevo aperto un account in SoundCloud, però ultimamente ho dei problemi a caricare i programmi in SoundCloud dal cellulare, e dal computer non li carica mai, diventano troppo pesanti gli archivi, ma dal cellulare anche. SoundCloud ho dei problemi perché carico la traccia audio e poi mi dice che non si può riprodurre. Beh, arrivederci e grazie per seguirmi. Continuerò a fare dei nuovi programmi, ma mi raccomando, seguitemi in YouTube, Santen Chan, ciao. A Roma come a Milano, in Piazza Duomo, non